Ciao, sono Macio, quello che andremo a vedere oggi insieme è Bendy and the Dark Revival. Un proviamo pazzesco, un'avventura horror in prima persona ambientata in uno studio che fa cartoni animati negli anni 70, dove la nostra autrice, disegnatrice di cartoni animati, rimane chiusa all'interno del suo ufficio fino a tardi. E questo è solo l'incipit del gioco. Andremo a vedere insieme i primi minuti per capire se vale o meno i vostri soldi, ma vi anticipo già, avendolo provato, che è davvero un titolo spaziale. Gioco in inglese ed ho cercato di tradurvelo il più possibile, ma ha un inglese molto scolastico, quindi lo godrete se sapete almeno le basi dell'inglese. Ma basta chiacchiere, Macio, andiamocelo a vedere. Sono davvero curioso di questo gioco. Siamo sempre stati liberi di scegliere, di credere a quello che vogliamo credere. But when you step back, when you really look at where you've been, se guardi davvero dove sei stato e alle cose che hai fatto, your past will come. Oh, il tuo passato viene da te. Anzi, arriverà. Per divorarti. Oh, fantastico. Prende bene. Giugno 1973, che bello che il mio passato venga a divorarmi. Gioco ambientato in uno studio di cartoni, quindi cartoni animati degli anni 70, che però disegnano roba in stile ancora più vecchio, un po' alla Cuphead per intendersi. Ah, mancano soltanto 800 vignette ancora. E dobbiamo cercare qualcosa che si trova al piano di sotto. Momento, è per una piccola avventura. Ok, adesso ci muoviamo in prima persona. Queste siamo noi. Belle, eh? Ah, è bella donnina. Guardala. Motion Blur forse ha un capellino troppo alto per i miei gusti. Lo abbasso. Rieccoci. Adesso no, non ci dovrebbe essere più. E infatti, non vi è più. Nostra missione è di andare al piano di sotto, ma anche quella di vedere di comprare della cola. No, niente, niente cola. Mi dispiace. Andiamo al piano di sotto, allora. Che cazzo era? Ma sto me l'aspettavo davvero. Ma subito proprio? Ma che cavolo. Ok, angioletto. Adesso schizzata di sangue. Nathan Ark. Perché è partita la bambola? Tutte le luci che sfarfallano. Oh no. Vero? Mi hanno chiuso dentro? Meno male, mi sono portata le mie chiavi oggi. Ritorniamo alle nostre chiavi che sono nel nostro ufficio. Tutto ciò per farci... Questo non c'era prima! Bendy il demone non c'era prima! Chi l'ha messo qui? Non lo so, ma qui sfarfalla tutto. Ale, caghiamoci ancora di più addosso. Dove sono le chiavi? Eccole qua. Prendi le chiavi. Ho paura a fare qualunque cosa adesso. Sono sempre io, vero? Se mi guardo allo specchio. Sì. Nel dubbio. C'è una porta, si apre? No, è chiusa. Ok, è andato via di nuovo Bendy, che compare e scompare di continuo. Usciamo, usciamo. Non so se i disegni sono gli stessi di prima. Maledizione. Riapri. Ma perché? Ma per quale motivo? Ma era una giornata come un'altra, era. Perché quello si muove? Entro qua. C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Questa scopa ce l'ha portata. Ascensore, che tanto sarà un posto sicuro dove non avrò problemi. Me lo immagino già, l'ascensore dei miei sogni. Guardo dietro, tutto a posto? Ah, sa, nel dubbio. All'Archgate Pictures.
Andiamo subito all'ascensore, andiamo a casa immediatamente, che forse è solo l'influenza. Ci sta che sia quello il problema. Con le travegole da influenza. Dai, sì. Con lui? Wilson, cioè non mi fare sti versi, che già sei brutto come il demonio. No, so che sei dispiaciuto, ma non volevo spaventarti. Sta lavorando fino a tardi stanotte. Una bella ragazza come te non dovrebbe andare a giro da sola. Ti immagini se io fossi entrato? Grazie, Audrey. You look like you could use a little company. Ma tu abbia bisogno di un po' di compagnia. Ma è anche la voce creepy oltre la faccia sfregiata, quest'uomo. E ha probabilmente la tubercolosi. It's been really nice this past week. È stata bella la settimana, eh? Bella, sì. Meravigliosa. No? Che cos'è stato? Dimmi che non siamo intrappolati qui, eh? Non ti preoccupare, mia cara. È soltanto una piccola. Un piccolo difetto nel sistema. È successo anche altri giorni. C'è bisogno di impaurirsi. O di preoccuparsi. Vediamo cosa si può fare. Andiamo insieme, che il vecchio Wilson ti proteggerà. Ma vai avanti, Wilson. Vai, Wilson. Io chiudo la fila, eh. Vai tranquillo. Cambiamo piano subito. Questo è creepy. Andiamo via. Ma no, io non voglio parlare con Wilson. Wilson mi fa paura. Wilson, accendi ogni bene qui, perché io non faccio un altro passo, eh. Wilson, le luci. Wilson. Wilson, le luci. Porcaccia Eva. Oh. Eccoci. Giusto qualche leva da tirare. Seguimi. Sarà perfettamente sicuro. Come no, come no. Me lo immagino. Joy Drew, che è il produttore del gioco, quindi di quello vero, non di del cartone di Bendy. Giusto una matita e un sogno. E questa cosa inquietante. Ehi, c'è anche Pippo. C'è un banjo. Ok. Ma che si deve fare? Madonna, ma sei inquietante. Tu mi inquieti, Ciccio, te lo devo dire, eh. Vai, Wilson, apri la porta. Se c'è un trabocchetto tu muori almeno. Vai, Wilsonio. Wilson, vai, apri. Te lo devo dire io, non ho capito. Siamo nel museo del posto. Stiamo illuminazione è bello, eh. La grafica è stilizzata, ma l'illuminazione non è male. Sembra che qualcuno abbia devastato l'esibizione. Ci dovrebbe essere qualcosa su tutti questi piedistalli. Audrey, dolce Audrey. Madonna, che salutine. Faresti un favore a un vecchietto e gli cerchi? Ok, lui pensa alla corrente. Andiamo a cercare i pezzi dell'esibizione. Qui c'è un inchiostro e una penna. Qui della musica. Qua un pupazzo. Una chiave inglese. Un ingranaggio e un libro, direi così a occhio. La chiave inglese. Possiamo prendere? Ci serve da mettere dietro. Vai. Abbiamo la chiave inglese adesso. Che volevo rimettere qua. Ale. C'è nulla di qua? No, prima che vado a fare il giro dell'universo e poi scopro che qui dietro quello che mi serve, no. Frame rate è particolarmente basso a tratti. Però non è scattoso. È solo basso il frame rate. Ma il pupazzo ci serviva. Ma posso prendere un oggetto per volta o posso... Mi sono praticamente risposto. Posso averne quanti voglio. Ah! Se solo mi ricordassi cosa mi serve. C'era il libro, ma uno qualunque? O il libro? Quello di Maccio. Eccolo qua, The Illusion of Living.
L'illusione del vivere. Bene. Temi allegri. Questo qua anche. Poi mi serve un ingranaggio. Non mi guardare male, Joy. Non mi serviva un ingranaggio. La voglia di vivere e qualcos'altro. Non me li posso ricordare tutti gli oggetti, ma pare che la voglia di vivere fosse uno di questi. C'era nulla qui? No? Tanto mettiamo quello che abbiamo. Allora. Adesso abbiamo il libro. Ok. Qui abbiamo ancora da cercare l'ingranaggio. Qui abbiamo il calamaio. O quel che è, insomma, quello. Bambolotto. Poi il resto? Amico mio, il resto dove lo trovo? Mi dica! Tirare la leva? Non si può tirare la leva. C'è un banjo. Direi di no. C'è dei disegni. Eccolo qua, qui c'è l'ingranaggio. Ma siamo sicuri che facessero parte di una... di una mostra queste cose, no? Perché mi sembra di smontarle da cose che ne hanno più bisogno della mostra, però sai. Ci mancava l'ultima cosa, la musica. Quella trovo, la musica. Qua, è questo. Ok, dovremmo avere tutto adesso. Non c'è un tasto per correre, almeno per ora non ne ho trovato uno. Qui abbiamo completato la fila. Ok. E dietro dovremmo essere a posto con l'ultimo pezzo, che è questo. Ok, altrettanto. Infatti il nostro amico poco inquietante Wilson ci dice che è tutto a posto. Only one thing left to do. That switch. Tira la leva. Ok. Vai. Andiamola. Abbiamo spento, tutto buio. È fatta. Oh! Mamma mia, come sei inquietante, Wilson. Le cose sono messe in movimento. Che sta succedendo? L'inchiostro ci sta chiamando, dolcezza. Non lo senti? No, che non lo sento. Non preoccuparti. Stiamo tornando a casa. Stiamo andando a casa. Ascoltami. Presta attenzione a queste ultime parole. E molto presto ti dimenticherai tutto? Vieni a cercarmi, Audrey. Vieni a cercarmi e ti mostrerò il tuo obiettivo, il tuo motivo di esistere. Ti mostrerò la verità. Può essere vero. E ora si muore? Che inizio di merda! Che stai facendo? O no? E questo video introduttivo si interrompe qua per capire i primi minuti se vi bastano per comprarlo o meno. Ci siamo, direi, ma wow! Che tensione! Veramente valido questo gioco. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao!